benvenute sul nostro canale nel ricordarti di iscriverti. Se i nostri contenuti ti piacciono, guarda questo video, che riguarderà Kenny Aman ed il set di Viola come il mare. Il set di Viola come il mare a Terrasini, ma Kenny Aman non si concede ai selfie, fan delusi. L'attore turco, nella nuova serie, interpreta il detective Francesco Demir, che vede come protagonista la siciliana Francesca Chillemi. Il set della serie televisiva sarà per 2 giorni a Terrasini, dove gireranno una scena per il ritrovamento di un ragazzino. Il lungomare era gremito di folla, ma i protagonisti, durante le riprese, sono rimasti nei camper. Torre Alba, il villaggio dei pescatori e il lungomare Peppino impastato di Terrasini protagonisti sul piccolo schermo. Le location sono state scelte dalla produzione della serie TV Viola come il mare, per fare da S Fond o alla 2 giorni di riprese. Ieri e mercoledì il set della fiction, che andrà in onda su Canale 5, infatti si è spostato di nuovo in provincia, per realizzare alcune scene. Ad accogliere i protagonisti, l'attore turco, Kenny Aman e la collega siciliana, Francesca Chillemi, sono arrivati in tantissimi. Già dalle prime ore della mattina, un sacco di gente ha cercato di avvicinarli. Ovviamente per motivi di sicurezza, e per permettere al cast di lavorare, i fan però, hanno dovuto mantenere una certa distanza. La fiction poliziesca, che è attesa da tutti, è tratta dal libro Conosci l'estate? Della scrittrice Simona Tanzini. Kenny Aman interpreta il detective Francesco Demir, mentre Francesca Chillemi è la giornalista Viola Vitale, che si trasferisce da Parigi a Palermo per cercare il padre, che non ha mai conosciuto. A Terrasini si è girato il ritrovamento di un ragazzino che ha avuto un incidente. Durante le pause dal lavoro, compresa la pausa pranzo, gli attori sono rimasti nel loro camper. I fan quindi non sono riusciti a scattare delle foto in loro compagnia. Nei giorni scorsi in città, invece, sono stati numerosi i palermitani che sono riusciti nell'impresa. Le riprese della serie sono iniziate lo scorso 14 febbraio. L'ultimo ciak è in programma il prossimo 21 febbraio. Grazie per aver guardato il nostro video e nell'attesa delle prossime news, iscriviti al nostro canale. A presto!